Le statistiche americane nella categoria rifiuto urbano fanno ricadere anche il rifiuto da costruzione e demolizione. Quindi nell'80% della città di San Francisco, io questo lo so perché ne parlo costantemente con il mio amico Jack Macy, che è il sovrintendente del programma Rifiuti Zero della città di San Francisco, c'è un fortissimo contributo degli inerti da costruzione e demolizione. Però, in realtà la strategia Rifiuti Zero che alza la percentuale di raccolta differenziata. Poi però io l'ho già detto, e su questo le tasse le ho già pagate, l'ho detto, la percentuale di raccolta differenziata non ci dice tutto. A me interessa un altro parametro, che è la minimizzazione del quantitativo di rifiuto residuo che ancora ha bisogno di trattamento e smaltimento in chilogrammi abitante anno. E da questo punto di vista, allora, comincia a diventare oziosa la discussione 60, 70, 80, 90, perché io vi ho fatto il paragone paradossale quanto vogliamo, no? Ho cercato di estremizzare la valutazione, la Bulgaria contro la Danimarca. Cioè, anche allo 0% io posso essere più virtuoso di chi mi dice faccio il 40%. Ma ritorniamo alle situazioni italiane. Ad oggi, in Italia, sono 126 le comunità che hanno adottato rifiuti zero. Tra gli ultimi che l'hanno adottata ci stanno anche Adrano, 38.000 abitanti, e accidenti. Scusa, io sono bravo in storia ma non in geografia, però l'altro comune lì nella zona campana, 78.000 abitanti, adesso non mi viene in mente. Vabbè, comunque ci sono città come La Spezia, c'è Parma che ha 180.000 abitanti, Mantova, che è un capoluogo di provincia, che ha 45.000 abitanti, Saronno. Noi purtroppo in Lombardia siamo un po' poveri di queste realtà, ne abbiamo solamente tre, con una quarta che sta adottando adesso la delibera che sarebbe Olgiate Comasco, per cui mannaggia, dobbiamo darci da fare per recuperare il tempo. Però noi abbiamo diverse situazioni che hanno adottato già la strategia rifiuti zero, e la stessa Capannori, dove il tutto partì nel 2007, è una cittadina di 45.000 abitanti comunque. Ma ciò detto, proprio nell'ottica della minimizzazione progressiva del rifiuto residuo, io ci tengo sempre a sottolineare una diversa configurazione che noi abbiamo dato al concetto di rifiuti zero, perché quando parliamo di rifiuti zero è immediato che l'attenzione venga attirata dal numero, il dato numerico, no? Che è quello che ha la potenza dello slogan, cioè mi fa traguardare l'obiettivo finale. Io voglio arrivare a un sistema in cui non ci sia niente che vada a discarica o a inceneritore. In realtà in rifiuti zero è molto più importante il metodo che l'obiettivo, cioè l'impegno continuativo ad andare in quella direzione e a fare in modo che non ci sia più niente nel lungo andare che non sia riutilizzabile, riducibile, riciclabile, compostabile, riprogettabile. Da questo punto di vista, il fatto che noi abbiamo tantissimi comuni che sono arrivati attorno a 50 kg abitante anno di rifiuto residuo mi dice che siamo dannatamente vicini allo zero. Però la dimensione diversa al ragionamento che noi abbiamo dato si è tramutata in uno slogan, che rifiuti zero non è tanto la destinazione quanto il viaggio per arrivarci. Però attenzione, che se noi dobbiamo percorrere questo viaggio, dobbiamo avere una condizione che ci consenta di farlo il viaggio. Se io l'inceneritore lo devo alimentare, non posso lavorare sulla riprogettazione del sistema. E quello è il motivo per cui nel mio primo lunghissimo sproloquio vi ho detto, io che riconosco la centralità del tema sanitario sulla gestione dei rifiuti, ma da tecnico mi sta a cuore un'altra cosa, che è la flessibilità di sistema. Motivo per il quale mi sento particolarmente vicino a qualunque iniziativa vada nella direzione del superamento dell'incenerimento, che siano iniziative dal basso come i comitati antincenerimento di Desio, o che siano iniziative politiche come quelle che fanno Gianmarco e i suoi amici al Consiglio regionale, di fare mozioni per una moratoria, uno stop a nuove capacità di incenerimento e per lo spegnimento progressivo della capacità esistente. Io però vi dico semplicemente una cosa. Parliamo di contesti cittadini. I comuni con più alta densità abitativa in Europa sono i comuni della cintura metropolitana milanese: Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano,
e sono tutti comuni, tranne quello che ha appena citato Biagio, Sesto, dove la raccolta differenziata secco umido a domicilio si fa da sempre. A Sesto raccolgono a domicilio varie altre frazioni, ma non l'umido. È l'ultimo che è rimasto, no? Come dice quello, il suo amico. Siete circondati, arrendetevi. Siete circondati, arrendetevi. Sesto, ci arriveremo prima o poi. Crollerà la linea Maginot di Sesto San Giovanni. Ma in tutti gli altri comuni, che sono comuni con densità abitative che vanno dai 5.000 agli 8.000 abitanti per chilometro quadrato, si fa la raccolta secco-umido e i dati sono quelli del 60-70% di raccolta differenziata. Napoli, che è giustamente, se vogliamo, assurta agli onori della cronaca per la più grossa emergenza rifiuti a livello internazionale, però Napoli, nel gran casino che c'è stato lì, l'amministrazione ha deciso di impegnarsi nella direzione dei rifiuti zero. Loro hanno adottato il protocollo rifiuti zero, pur con la regione che li vuole fare morire, perché la regione, i 180 milioni di fondi di aiuto allo sviluppo che la Commissione europea deve trasferire, li vuole impegnare totalmente sui progetti di 4 inceneritori per la regione. La città di Napoli ha detto: noi non vogliamo fare l'inceneritore a Napoli Est e vogliamo fare raccolta differenziata a domicilio più le fabbriche dei materiali per il recupero dei materiali anche dal rifiuto residuo. Ma nei quartieri dove hanno introdotto il porta a porta hanno raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Questa è la miglior risposta a chi dice: io per un'ultima cosa mi rimane da capire. Come mai, dai miei calcoli, a Milano, dopo l'introduzione della raccolta porta a porta dell'organico nella zona sud-ovest, c'è il 60% di raccolta differenziata e A2A continua a dichiarare il 47%? Io questo lo voglio capire. E al primo convegno, assemblea, conferenza o bar in cui incontro qualcuno di A2A, glielo chiederò. Questo glielo chiederò. Aggiungo una cosa. Scusi, l'aggregazione dei due dati da dove è? Il 60 contro il 47? Chiedetelo a loro, perché se volete io vi dico come viene fuori il 60. Il 60, che è il dato più sano e più reale, da dove esce? Guardate, Milano stava, prima dell'introduzione della raccolta dell'organico presso il sistema delle famiglie, a un 38% circa di raccolta differenziata. Con l'introduzione del sacco trasparente si erano già guadagnati altri 5-6 punti percentuali, perché il sacco trasparente per la raccolta del rifiuto residuo evidentemente tende a drenare più materiale riciclabile e compostabile verso i flussi di raccolta differenziata. È stato introdotto la raccolta porta a porta dell'organico nella zona sud-ovest. Adesso nelle prossime settimane verrà estesa alla zona sud-est e quindi la metà della popolazione di Milano verrà coperta dalla raccolta dell'organico. Tra l'altro, se posso coltivare un po' di orgoglio meneghino, quando all'inizio del 2014 Milano avrà esteso la raccolta dell'organico al 100% della popolazione, speriamo che mantengano il programma, perché si è dimessa anche la presidente di AMSA. Ma se quando verrà esteso, Milano sarà la più grande città del mondo col 100% della popolazione servita da servizi di raccolta differenziata dell'organico. Bene, il dato di progetto della raccolta differenziata dell'organico a Milano era 55.000 tonnellate, che si sarebbero andate a sommare ad altre 35.000 tonnellate di organico che viene già raccolto presso il sistema delle grandi utenze: mense, ristoranti, pizzerie, frutta e verdura, eccetera, eccetera, pescherie e così via. Io in sede di progettazione, perché noi abbiamo dato una mano a definire i connotati operativi della cosa, avevo scommesso una birra ogni 1.000 tonnellate all'anno in più, perché noi ormai il benchmark lo facciamo da tempo, anche in situazioni consimili. Torino, che ha questo tipo di raccolta differenziata ormai da diversi anni, sappiamo che le intercettazioni specifiche sono maggiori. Bene, quando mi dovranno pagare le birre vi inviterò tutti quanti, perché io non ce l'ho il fegato di stare a bere tutte quelle birre, perché il dato tendenziale, estendendo i risultati della zona sud-ovest, è di circa 75.000 tonnellate per la totalità di Milano, il che significa per Milano circa un altro 15%, oltre al 38% originario, oltre a quell'altro 5-6% che era l'effetto del sacco trasparente, vedete che si arriva attorno al 60%. Come si faccia a dire che in quella zona ci sia il 47%? Io sinceramente non lo so,
non so se non includono i dati delle riciclerie comunali, non so se non includono i dati degli ingombranti al recupero, non lo so. Dico semplicemente che i loro calcoli sono palesemente differenti dai miei. Tutto qua.